Ragazze e ragazze, bonjour, hello, good morning! Sono la mia postazione trucco e oggi sono particolarmente contenta perché domani partiamo per le Maldive, andiamo in viaggio di nozze. Allora, e Luna è precisamente domani, a quest'ora siamo quasi arrivati in aeroporto. Indovinate da dove partiamo? Da Venezia. Comunque. Allora, no, quasi finito il mio extra matte. Mi dispiace un sacco di stare per finire questo fondotinta che mi piaceva un sacco. Comunque, oggi giornata strana perché in realtà noi staremo via fino a fine gennaio. Quindi bisogna fare un sacco di cose in casa e ho tanto editing da fare, lavatrici e robe del genere. Quindi vi dico subito che questo sarà un vlog molto casereccio che spero vi piacerà comunque perché non credo che oggi uscirò di casa, ma sta per venire qua la mia mamma perché filmiamo un video insieme oggi e io proverò a farle la tinta ai capelli, ok? Io non ho mai fatto una tinta ai capelli, quindi sarà un'esperienza quasi mistica, secondo me. E ringrazio molto la mia mamma, se mi stai guardando, grazie mamma, che è appena arrivata, perché si fida di me, ecco. Mamma, saluta in videocamera. Ciao ragazze, ciao a tutti. Sì, gatto Denver, sì, tu sei sempre protagonista, sempre primo, sempre gatto Denver. Bravo, bravo, bravo. Ok, stiamo facendo la tinta a mia mamma. Sì, ok. Siamo in ottimo in attesa perché abbiamo messo la tinta a mia mamma. Sì, ok, abbiamo capito. Ah, ok, ti filmo dall'altra parte. E abbiamo mezz'oretta adesso di posa per la tinta. E gatto Denver? Questo è il nostro setting con tutte le luci. Sì, gatto Denver, la prossima volta la facciamo a te la tinta. Ti facciamo tutto arancione. Tutto arancione. E così sarai tutto arancione e un poco bianco. Ok? Ok. Che gatto. Nel frattempo che aspettiamo la tinta, volevo farvi vedere purtroppo una cosa molto triste, perché la pianta che tutti ormai conoscete perché mi avete dato un sacco di consigli su come, oddio che capelli, su come aiutarla nella guarigione, purtroppo ci ha abbandonati e purtroppo questo è quello che è successo. Tomas dice che vuole comunque provare a salvarla perché dice che c'è forse un barlume di speranza. Secondo me io la butterei via, però Tomas, se vuoi, vieni pure a fare il lavoro di botanica che volevi fare su questa povera pianta morta e vediamo se riesci a resuscitarla. Cosa vuoi fare per resuscitare questa pianta? Allora, Tomas ha il pollice verde, dovete sapere, e gli piace tanto avere a che fare con le piante. vi Mostra. mostro. Allora, questa pianta è secca, ma se voi guardate qua sotto, Sì. è leggermente Aspetta, verdolina mettiamo verso la luce perché se sei al buio non si vede. Ah, ok, vediamo. qua sotto. È Qui bisogna vero. tagliare tutte queste foglie e annaffiare bene questa terra e vediamo Non se la spunta. buttiamo via? Oh, Non ancora. Magari fra una mannaggia. settimana, però Ma intanto. siamo via. Ah, ok, fra 3 settimane. Ok, dici che Anzi, proviamo. fra 15 giorni. Va bene, Io provo, ok. poi vediamo. No, hai ragione a provare. Proviamo e mettiamo questa qua, la mettiamo qua, la mettiamo sul lavandino in cucina, che anche tua mamma vede Che che la deve era bagnare. Non so di chi è la colpa, ma secondo me era già morta prima che partissimo per Amsterdam. Comunque, va bene, ok. Ci rivedremo tra 15 giorni per capire se la pianta è Ok, ciao sopravvissuta. lei. Ciao, torni e vai ad allenarti. Ok, scusa, ti ho disturbato. Ok, ciao ciao. Ciao ciao. Patatone, dobbiamo fare la valigia. Ciao. Ciao. Andiamo a vedere mia mamma com'è. La tinta, visto che mezz'ora dovrebbe essere passata. Stiamo salutando la mia mamma che sta andando via e la Mamma mia, rivediamo tutta dopo le bella rifatta. Maldive. E mi raccomando, buona luna di miele. Grazie. Grazie Divertitevi mamma. e riposate, che vi dimenticate Grazie. di riposarvi Grazie mamma. voi. Ciao Tomas, Ciao. ciao Ciao Paoletta. Ciao ciao. Ciao ragazze. Con lo scappo che mi aspettano Sì, qua. ciao mamma. Ora che la mia mamma è andata via, devo rimettermi ai lavori domestici praticamente. Poi farò il montaggio del video che abbiamo filmato assieme con lei. Mi sembrava molto contenta del risultato finale, quindi sono contenta anch'io.
E adesso in realtà vi devo far vedere una cosa nuova, perché non ve l'ho ancora fatta vedere, ed è lei, la mia nuova lavatrice LG Twin Wash. Questa è seriamente la lavatrice più figa di questo mondo. Apriamo questa porta, senti qua, si respira. Questa è la lavatrice più figa del mondo, perché? Perché praticamente sono due lavatrici in una e si dimezza il tempo delle lavatrici, insomma, come volete chiamarlo, si dimezza il tempo della lavatrice, perché si possono caricare due cestelli contemporaneamente. Ve li faccio vedere. Questo è il primo, tra l'altro 12 kg, ragazzi, 12 kg di carico, quindi ci sta veramente un sacco di roba, cioè potrei lavarmi io qua praticamente. E poi c'è il secondo, cioè ancora pezzi della plastica, c'è il secondo cestello. Wow! Si possono fare contemporaneamente, tipo io adesso caricherò i bianchi perché ho le lenzuola e il copripiumino da lavare e li metterò qua dentro nel carico più grande, mentre sotto, che è un carico un po' più piccolo, non so quanti chili siano, ma è un po' più piccolo, qua sotto invece vado a mettere, adesso vedo se la lana oppure i colorati, che ne ho molti di meno. Altra figata pazzesca è che ci sia il touchscreen. E qui si può scegliere, vedete, il programma. Non so perché lo schermo in videocamera lampeggi in questo strano modo, perché in realtà è fisso e funziona benissimo dal vivo. Non so come mai in videocamera risulti così. Sarà un problema della videocamera, un po' come gli schermi della TV, al cinema, insomma. Qui si sceglie il programma, oppure speciali. E qui, se metto cotone, qui regolo la temperatura. È molto semplice in realtà, che figo, è la prima volta che la uso, quindi la useremo per la prima volta in diretta. Ok, ci siamo, siamo pronti con la stessa, sono un po' emozionata. Ci siamo, ho messo un sacco di roba, sto facendo una lavatrice di bianchi e ci sarebbe ancora tantissimo spazio nella lavatrice che ero prima, ma appena ci stava, nella lavatrice che avevo prima, ma appena ci stava tutta la roba quando mettevo sui bianchi per via di tutte le lenzuola eccetera. Allora, programma, io metterei cotone normale, ma alzeremo ovviamente la temperatura. Non so perché in videocamera appunto salti il monitor, qui è perfetto ed è fisso. Mettiamo 60 gradi, ok, fatto, partita, fantastico. E adesso ne metteremo su un'altra, perché come ben sapete domani partiamo, voilà, ho già iniziato. E noi adesso ne metteremo su un'altra, che figata avere due lavatrici in una, ne metteremo su un'altra perché come potete vedere abbiamo un sacco di roba da lavare e visto che saremo via per tanto tempo è meglio insomma a lavare subito qualcosina, altrimenti quando torniamo con la roba che avremo sporca sarà il delirio. Mentre il primo carico è già in funzione, sto azionando, ho messo solo un po' di delicati qua sotto, andiamo ad azionare anche questo. Vediamo come si fa. Biancheria intima. Ok, ci siamo. Lei? Partita. A posto. Fantastico. E ho due lavatrici in azione. Yes. Adesso stiamo mandando la lettera, anzi l'email di reclamo ai tizi dell'aeroporto di Lubiana. Tra l'altro vi ringrazio per i tanti messaggi di sostegno in questa vicenda, perché è stata veramente assurda, cioè assurda, io non ho parole. E adesso stiamo preparando questo reclamo in cui chiediamo di rimborsarci e vediamo che cosa risponderanno, insomma, sostanzialmente stiamo scrivendo proprio tutto, tutti i dettagli, allegheremo anche lo scontrino, cioè la ricevuta di quello che abbiamo dovuto pagare, poi alla fine 95 euro, non si sa perché da 3.200 siamo passati a 150 e poi a 95, non si è ben capito, mi sembrava tutto molto strano. Comunque vediamo, vediamo, noi mandiamo questo reclamo e poi vediamo. E cosa è comparso sul Facebook di Tomas? Tarara, tarara, la foto di lui e Christian Ghedina. E chi te l'ha scattata questa foto 2 anni fa? Chi te l'ha scattata? Tu, Misca. Io, patatone, ed è stata anche una mia idea. Sì. Perché abbiamo, Tomas è tipo un grandissimo fan, beh lui è comunque appassionato di sci, no? Si dice sci. Sì. E quindi ha sempre seguito molto un po' tutti gli sciatori, si dice così, e
compreso Christian Ghedina, e quando l'abbiamo incontrato a Cortina sono andata lì subito e gli ho chiesto: oh, ma ti faresti una foto con noi? E poi Tomas ti ha chiesto anche l'autografo, è stato molto carino, devo dire, molto gentile e disponibile, e adesso è ricomparsa dopo esattamente 2 anni la foto di loro due assieme. Patatone, guarda come avevi i capelli corti, patatone. Sono al computer, mi sono messa al montaggio del video che ho filmato con la mia mamma e guardate un po', questo intruso, il mio assistente al montaggio, guardatelo qua, questo gatto tutto bianco. Ma Gertrude Damer, tu devi stare sempre attaccato a me, sempre attaccato a me, sempre appiccicato. Guarda che denti che c'hai, guarda che denti e le lentiggini sul naso. Tutti mi chiedete: ma cosa sono quei puntini? Sono le lentiggini di Gertrude Damer. Il Gertrude Damer, guarda che pancia, guarda che pancia. Non ti vergogni di avere sta pancia? No. Tutto tutto bianco. Sei tutto bianco tu. E un poco arancione. Guarda qua, un poco arancione. E qua. Lui deve stare sempre, sempre appiccicato a me. Gato Denver è così. Sempre appiccicato a me. Sempre, sempre. Oggi purtroppo giornata in cui non succede tantissimo, se non appunto il fatto che devo fare un sacco di editing, un sacco di filming e editing, perché appunto domani partiamo, quindi ve l'avrò detto miliardi di volte che domani partiamo, ma il fatto è che sono troppo contenta. Adesso sono nella mia cabina armadio perché mi metto un paio di jeans, perché ho i leggings da casa. Mi metto un paio di jeans, il gatto Denver ovviamente mi deve seguire sempre, 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 sempre. Metto un paio di jeans e poi andiamo nella casa di famiglia di Tomas, perché vorrebbe prendere ancora alcune cose estive che è ancora là, tipo una camicia hawaiana, non ho ben capito, vedremo. E quindi mi preparo e andiamo. Pronti per uscire, vi faccio vedere il mio outfit di oggi, che in realtà è un outfit super improvvisato. Ho questo maglione che ho preso, non mi ricordo sinceramente se l'ho preso su H&M o su ASOS. Poi jeans, che ho preso invece da ASOS, questi sicuramente li ho presi da ASOS. Questa pellicetta che ho preso a Cortina, non so di che marchio sia, ma l'ho presa alla cooperativa di Cortina. Ed anche le braccia staccabili, si possono accorciare volendo, così sono a tre quarti. Poi zainetto Chanel, sì! E scarpe, anche queste le ho prese su ASOS. Se non sbaglio sono di River Island comunque, stivaletti. E credo di avervi fatto vedere tutto. Let's go. Ciao gatto Denver, siamo tornati. Ciao. Sì, in realtà siamo stati nella casa di famiglia di Tomas, ma abbiamo fatto talmente veloce, abbiamo preso tutto quello che ci serviva e poi siamo tornati a casa. Abbiamo fatto benzina, abbiamo fatto il pieno per domani, così siamo pronti per andare in aeroporto, non perdiamo tempo, sono sempre fuori fuoco. Ok, adesso dovrei esserci. Nel frattempo ho caricato anche, ho finito il montaggio del video che dovevo finire e l'ho spedito al brand, perché molto spesso dovete sapere, non so se qualcuno ne parla di questo, non credo che nessuno l'abbia mai detto in un video, non lo so, forse già lo sapete, non lo so. Comunque molto spesso i brand vogliono vedere in anteprima il video per vedere se hai spiegato tutto quello che ti avevano chiesto di dire, oppure sì, qualsiasi cosa. Quindi in realtà vogliono vedere molto spesso prima il video oppure le foto eccetera. Quindi adesso io ho mandato il video al brand e lo caricherò solo dopo che mi daranno l'ok, quindi molto probabile che lunedì mi daranno l'ok, noi saremo in viaggio tipo, oppure saremo già arrivati credo lunedì pomeriggio, e se sarà tutto a posto posso poi caricare subito lunedì il video. Altrimenti ho già preparato anche il video sui miei regali di Natale, che penso monterò sull'aereo, non lo so, vedremo. Ho un sacco di tempo libero, quindi può essere che io mi metta al montaggio, comunque avrò il computer con me in aereo, quindi vedremo. E questo è quanto, adesso non mi resta che un'altra cosa volevo fare in realtà. Allora, WeTransfer, siamo al 55%, mando sempre i video in approvazione con WeTransfer se devo mandare qualcosina, siamo al 57%, quindi va piuttosto veloce, 6 minuti ed è finito. E altra cosa che volevo fare in realtà è ordinare e andare su Just Eat. Ma Just Eat è un sito italiano oppure un sito che abbiamo solo noi a Trieste? Mi sto venendo il dubbio, secondo me è italiano, secondo me è in tutta Italia. E
Adesso vado ad ordinare. Adesso scrivetemi, secondo voi che cosa ordino? Ho chiesto a Tomas e lui non vuole ordinare la stessa cosa, quindi lui si prepara qualcosa a casa. Quindi, secondo voi che cosa sto per ordinare? Se avete detto sushi, avete indovinato perché esattamente sto per ordinare sushi. Ebbene sì, volevo farvi vedere anche che il 6 gennaio giustamente sono arrivati i re magi perché li avevamo messi là inizialmente, dopo invece Tomas li aveva spostati laggiù e oggi sono giustamente arrivati da Gesù Bambino, giusto per chiarificare, farvi vedere, Sig, ultimo giorno di presepe e di albero. In realtà noi toglieremo tutto a fine mese, ma comunque che peccato, quando finisce il periodo delle feste sono sempre tristissima. Pupetto! Raccontaci allora, quale sarà il tuo cambio look di oggi? Il mio cambio look di oggi Sì? sarà, visto che domani andiamo alle Maldive, Sì, viva! sarà questo. Questi sono capelli molto lunghi, Molto lunghi, molto lunghi. molto lunghi. Allora, dopo cena, Sì? me li faccio tagliare da Nicole. Evviva! Mi piace perché tutti si fidano di me per fare le tinte, per tagliare, tutti si fidano di me, non dovrebbero, non dovrebbero, no, sto scherzando. Allora, vi dico la lunghezza. Allora, di solito quando raso i capelli con il Io lo rasoio so, fai li faccio a 6 mm. 6 mm, ma questa volta, forse, poi il fatto che andiamo alle Maldive, forse Oh farò oh. Oh oh. 3 No!3. Io non lo sapevo questa cosa dei 3 mm, com'è? Vediamo, Cioè, vediamo. ah, ok. Io voto per 6, ma perché ti ho già visto più volte e so che stai benissimo. Tomas sta proprio da Dio con i capelli rasati, anche perché lui ha una forma, ha una testa che ha la forma perfetta. Quindi sta bene, ecco, questo volevo dire, ma vedremo, poi lo vedremo. Cambio look di Tomas oggi nel video, allora. Oh là là, bene, sono contenta. Comunque, io spero 3 mm oggi. È Hai già preparato anche il tuo cappello di paglia già da pronto? vacanza? Sì, c'è già, è già Fantastico, evviva! fuori. È già Fantastico. pronto sullo scrigno proprio E davanti domani a quest'ora dove siamo? Non so se siamo già arrivati o siamo ancora in viaggio. a me. Ma domani a quest'ora siamo già là, dai. Dici? Da Ma sì. quando partiamo? Calcola 10-12 ore che arriviamo. Da quando partiamo? Partiamo a pomeriggio? No, credo che domani a quest'ora siamo ancora in viaggio. E facciamo stop a Dubai. A Dubai. L'ho Dubai. E vuoi raccontarci anche come hai... Dov'è finita la pianta? messa Sparita. via perché qua è troppo caldo. Ah, ok. Vuoi raccontarci anche di cosa hai fatto a questa pianta? Cioè, secondo te sopravvive? Secondo me, se viene annaffiata ogni giorno, sì. Ma dicono che bisogna annaffiarla una volta a settimana questa Sì, ma pianta. questa qua è mezza morta. Praticamente questa la devi bagnare ogni giorno perché sennò muore. Muore già sicuro. È già morta, E secondo infatti, però devi bagnarla ogni giorno. me. Cioè, c'è solo questa roba viva. Sì, no, no. Io Ok, infatti non la ho. tocco. Io comunque ho premuto la terra un po' in giù, così che vediamo, speriamo, dai. Speriamo. Cenetta sul divano perché sono stanchissima e voglio stare sul divano, quindi anche Tomas fa la papa qua vicino a me, che per lui è il top questo, vero? Fa caldo, vero? Tanto Caldissimo. caldo, sempre caldo. Comunque, Tomas ha fatto 2 bistecche di manzo, maiale, non lo Sono so che pesce di cosa. manzo. Ok, 2 bistecche, un uovo all'occhio di bue, così abbiamo finito le uova prima di partire, bravissimo. E poi una specie di bacinella enorme piena di insalata, pomodori, carote e 2 mozzarelle, che anche quelle dovevamo finirle prima di partire. Io invece ho ordinato il sushi, ho preso una zuppa di miso, che adoro, ma è veramente difficile da aprire con una mano sola. Eccola qua, la miso soup. E poi ho preso i roll con il salmone, l'avocado e il gambero. E 4 nigiri al salmone. E poi ho preso anche qui i maki al salmone. Buon appetito! Grazie. Preparativi in corso. Sto facendo la valigia. Voilà, ovviamente cappellino da spiaggia 1. Qua sotto c'è un altro cappellino da spiaggia, un po' un casino perché ho mille cose in mano. E siamo, diciamo, a buon punto. Gatto Denver è sempre triste quando vede che ho le valigie fuori perché sa che stiamo andando via. Gatto Denver, mi mancherai, Gatto Denver, Rullo Bianco. Rullo Bianco, vuoi venire anche tu? Dai, mettiti in valigia, Gatto Denver.
Current situation. Current situation. Ta-na-na. Fa vedere dietro. Ta-na! No, ragazzi, questo non è il risultato finale. Ho semplicemente fatto solo due passate. Ma non fa paura sta roba? No. Secondo me fa paura. Beh, adesso tra un po' vediamo il risultato finale. E questo è il risultato. Mamma mia, patatone. Madonna, sembri calvo. Vieni fin qua, che c'è la luce. Oh, secondo me ti sta meglio 6 mm, però anche così non è male. Ah, ci tengo a sottolineare comunque che questo non gliel'ho fatto io, se l'è fatto lui facendosi la barba, non è che gli ho fatto io del male, no, giusto per puntualizzare. Comunque ti sta molto bene. E adesso sei pronto e fresco per le Maldive. Ben fatta. Ci siamo, è tardissimo, sono tipo le 4, noi abbiamo finito adesso di fare tutto perché ci riduciamo sempre all'ultimo secondo. Adesso devo togliermi il trucco e poi andare subito nanna, ma perlomeno abbiamo finito tutto, valigia e tutto quanto. Comunque domani dormiremo in aereo, non vedo l'ora di imbarcarmi. Quindi un bacio grandissimo, non so quando vedrete questo video, spero prima possibile, magari lo monto già in aereo. Bacio grande e buonanotte, ciao.